Wow, amici Pokéfanatici, benvenuti alla quarta parte del gameplay di Pokémon Zaffiro Alpha. Nell'episodio precedente abbiamo percorso il Bosco Petalo, mentre in questo episodio siamo giunti a Ferrugipoli e ci avviamo all'esplorazione di questa città molto grande. Allora, all'interno di questa casa partiamo dal sud, come sempre, e vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Allora, qui direi che non c'è niente, quindi usciamo. E usciamo da questa casa. Proseguendo verso est, possiamo trovare due bambini che parlano e niente, dialoghi inutili. Quindi entriamo all'interno di questa casa e due vecchietti cosa hanno da dire? I miei Pokémon dei soprannomi che calzano a pennello, è un modo tutto mio per esprimere la mia originalità. Bravo. Se Shroomy scegli dai come soprannome, ad esempio, Pikachu, non ha molto senso. Vabbè, alla fine l'importante è che piaccia a te il tuo Pokémon. Uno Shroomy di nome Pikachu, ok. Vai, Pikachu, super full... no. Entriamo in quest'altra casa e... hai usato Navidex. Ok, ci spiegava le impostazioni del Navidex. Non ho visto il piano di sopra, quindi rientriamo all'interno della casa. E vediamo se c'è qualcosa di interessante, perlomeno. Allora, due tizie con le quali parlare. Niente. Anzi, c'era anche un tipo che non avevo visto all'angolo. Niente da fare. Allora, per il momento esplorazione abbastanza inutile di questa città. Tre caseggiati, non abbiamo ottenuto una cippa di niente. Vediamo se al market si è sbloccato qualche strumento, però nel frattempo... Allora, ci sono Pokéball, pozioni e antidoti. Pozioni ho già una marea, 19. Direi di prendere... no, aspettiamo un attimo, giusto per fare cifra tonda 10. Quindi usciamo dal market, perché quando comprate 10 ball vi regalano una Premier Ball. Allora, qui c'è la casa del signor Tai. All'interno di questa casa potrete ottenere la MN01 Surf. Cioè, sì, che cazzo sto dicendo? La MN1 taglio. E appunto, una volta ottenuta la prima medaglia, come diceva il tipo, potrete utilizzare taglio fuori dalla lotta per tagliare gli arbusti, come quello che abbiamo visto nell'episodio precedente, all'interno del Bosco Petalo. Ah, qui c'è la scuola per allenatori Pokémon. Entriamo e, se non mi sbaglio, non possiamo fare lotte. Ci danno, vabbè, ci dà informazioni sulle medaglie, cose che non ci interessa al momento. Questo qui ci dà informazioni inutili. Ci sediamo al banco. Sì, maestro, no. Ma anche no. E sembra l'orario di ricreazione. Vediamo un po'. Forse ci dà uno strumento l'insegnante, se non mi ricordo male. Ok, cosa prendi appunti a fare? E vediamo un po'. Rapida artigli, infatti, ci dà rapida artigli che potrei anche dare a Rotad è lento di natura. Direi che per il momento diamo il rapid artigli a Ludiloco. Dove sei rapid artigli? Glielo do a Ludiloco. Mentre ho visto che il pick up originario ci ha portato un altro bello strumento ed è una funda di fuga. Bene. Visto anche che a Eun ci sono delle grotte esplorabili con flash, quindi se mi perdo può sempre risultare utile anche una funda di fuga. Entriamo dentro questo edificio e ci sono una lady che parla di Petra e quest'altra che parla Vanvera. Quindi usciamo, non c'è niente da fare, cioè abbiamo ottenuto solo un rapido artigli. E in questo giardino, se non c'è qualche strumento invisibile, non c'è niente. Siccome il ricerca strumenti, se non mi sbaglio, non ce l'abbiamo ancora, infatti è così, magari lo esploreremo più avanti nel corso dell'avventura. Allora, parliamo con questa. Hai Pokémon fuoco, mi spiace, io ho un'acqua erba e un'acqua. Me la mangio, Petra. Quindi, ci sono ancora pochi edifici, credo, all'interno dei Ferrugipoli. C'è uno schede! Cosa ho trovato? Ah, addirittura il Navidex si comporta alla stessa maniera con i Pokémon che troviamo anche in giro dei vari allenatori. Interessante come funziona.
E ci dà una pietra lieve. Pietra lieve che. Pietra lieve che cosa fa la pietra lieve? Vuoto di memoria totale. Riduce il peso del Pokémon che la tiene con sé. Utile per l'Acerboso, ma diciamo quasi totalmente inutile durante il corso dell'avventura. Uno scienziato, vediamo se ci darà qualcosa anche lui. Niente. E quindi torniamo al piano di sotto perché ho notato che c'era qualcosa che non ho esplorato. Da questa parte c'è un tizio. Un bambino. E ci dà una Premier Ball, una delle mie Pokéball preferite. E non avevo notato questo vecchietto seduto. Si era mimetizzato bene. Però ci parla. Ah, va, vero anche lui. Quindi procediamo al piano di sotto e usciamo da questa casa. Vediamo un po' cosa c'è rimasto da esplorare. Allora, sì, vabbè, se non ho esperienza non obbediscono i Pokémon di livello alto, sappiamo già, come in tutti i giochi Pokémon del resto. E qui troviamo un avventuriero che parla a Vanvera. Quante parole a Vanvera? Allora, questo qui è una funzione molto utile di questo allenatore che ci chiede uno scambio, uno Slakoth per un Makuhita. Cioè, noi diamo uno Slakoth, lui ci darebbe un Makuhita. Se l'avete catturato nel percorso precedente, vi consiglio di scambiarlo perché vi potrebbe tornare utile contro Petra, soprattutto se avete scelto Torchic come starter, che fatica molto contro il Pokémon di Petra. Se non l'avete ancora evoluto in Combusken, che ovviamente ha il doppio tipo e lo stab di doppio calcio. Ah, qui c'è la Devon Spa. Al momento però non so cosa potremo fare, perché se non mi sbaglio è bloccato l'accesso al piano superiore. Vediamo un po', infatti c'è il tizio che non ci fa passare, quindi usciamo di qui e vediamo se possiamo già accedere alla palestra. Prima di fare ciò però, direi che è opportuno incamminarci verso nord, perché c'è un altro percorso da esplorare, il percorso 115, o meglio, un percorso da esplorare in parte, perché per esplorarlo totalmente bisogna avere la macchina nascosta Surf, che al momento ovviamente non abbiamo essendo inizio avventura. E parliamo un po' con un po' di gente. Ma qui non c'è nulla, non possiamo proseguire oltre, però possiamo addentrarci in questo spazio di sabbia, in questa spiaggia, dove c'è uno strumento. E qui, come vi dicevo prima, non possiamo procedere oltre perché serve la macchina nascosta Surf. Quindi torniamo indietro. E prima di andare in palestra livelliamo un po'. Sì, livelliamo un po'. Allora, per livellare, vediamo se possiamo già accedere nel percorso ad est di Ferrugipoli, che è in questa direzione. Sì, possiamo già livellare nel percorso 116. Quindi direi che ci sono un paio di allenatori, li affrontiamo in questa parte. E raccattiamo gli strumenti possibili. Quindi una pozione. Anzi, andiamo a affrontare la palestra, così poi avrò taglio disponibile e posso recuperare gli strumenti che senza taglio non posso raggiungere. Quindi ci addentriamo nella palestra e ci attende Petra, la capopalestra. Ah, ciao, sono il nuovo fidante. Io sono Petra, la capopalestra di Ferrugipoli. Sono diventata capopalestra per mettere in pratica nella lotta quello che ho imparato alla scuola per allenatori. Pensi di essere in grado di sconfiggermi? Se ci riuscirai, ti consegnerò la medaglia di questa palestra. Vieni a sfidarmi se hai coraggio. Voglio proprio vedere di cosa sei capace. A presto. E quindi ci attende in fondo alla palestra. Vediamo se hanno inserito il tizio che ti dà gli strumenti prima dell'incontro con la palestra. Come in XY. No, niente da fare. È proprio un remake fedele. Qui bella l'ambientazione di questa palestra, ci sono i vari fossili delle varie generazioni e addirittura, guardate dietro, ci sono Kabutops e Lilip come sfondo, molto carino. Qui gli allenatori potete tranquillamente evitarli, almeno il primo. Questo Bulbalia che ci manda qua un po' un Geodude, Geodude. E noi lo spazziamo via facilmente con Ludilocco, a meno che non abbia vigore, se ha vigore sarà da soffrire. Absorb! E infatti mi sa che ha vigore, ha Sturdy. E non ci voleva. Non ci voleva, se lo sapevo andavo con azione. Vabbè. Poco importa, va giù di bolla. Bolla! E Geodude ci lascia. Speriamo che non abbia un altro Geodude.
E infatti un altro Geodude, porca miseria. Direi che vado con un'azione, uno sgomento perché non ho azione. Gli faccio ben poco, però gli rovino l'abilità e addirittura tentenna, che culo. E qui vado con assorbimento per recuperarmi le energie. Ottimo, full PS di nuovo. Non so il livello dei Pokémon di Petra, sapete? E nel frattempo sale a livello 11, molto bene Ludilocco. E pick up, i vari pick up salgono di livello, livello 8, livello 8, livello 8. Sei troppo forte, yo! Allora, dobbiamo proseguire di qua. Anche questo allenatore potete evitarlo se volete, però io li affronto lo stesso, giusto per... Ok, nel Zaffiro originario mi sembra ricordare che non ci fossero tanti allenatori di vera verità. Solo due, se non mi ricordo male. Poco importa, perché mando in campo Ludilocco. Stessa strategia del Geodude precedente, quindi sgomento e poi assorbimento per assorbire tutto. Che culo, tentenna di nuovo. Non so che percentuale di tentennamento abbia sgomento, però due volte di fila, vabbè. Come ha fatto? Ha resistito assorbimento. Oddio. Avrà dei IV pessimi questo Ludilocco, credo. Ok che assorbimento è una mossa debole, però allo stab è 4 per di super efficacità. Boh. Consideravo di metterlo a tappeto proprio facilmente, invece niente. Poco importa, perché proseguiamo oltre nella palestra e qui c'è un'altra allenatrice, che anche questa potete evitare volendo, però l'affrontiamo lo stesso noi. Ti farò provare la mia forza. Alla scuola per allenatori c'è solo una persona più forte di me, il vecchietto con rapide artigli che è Axa. Affrontiamo Floriana la scolara, che ha un altro Geodude. Basta! Proprio Geodude ovunque. E quindi andiamo di sgomento anche qui. Rapid artigli. Il rapid artigli Axe. Però essendo al 10 dubito che andrà giù. Vediamo un po'. Critta, 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 critta. No. Speriamo che non bevecchi con sassata. E che cazzo. Come non de... Aia! Mena come un fabbro tra l'altro. E di nuovo Axe con rapid artigli. Vabbè adesso sì che vai giù però. A sto punto forse era meglio se facevo due assorbimenti. Vabbè. E sale a livello 12. Ludilocco. Dono naturale. Dono naturale. Sì, gli tolgo Ruggito. E gli dono, dono naturale. Che è una mossa che infligge danno. Cioè, cambia in base a dove la effettuate. E Seto sale a livello 8. Direi che dopo questa palestra cominciamo a allenare a bomba Seto perché... Poverino, non si vede mai. E raggiungiamo Petra. Allora, Petra l'affrontiamo, sì, affrontiamola con Lotad. Sì, dai, 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 Lotad. 8 PS, no, lo lascio. E nel frattempo un procione da riporto fa il suo dovere, ci porta un bel repellente. Ma sì, dai, affrontiamola con Lotad. Vediamo se ci riesco. Che belle queste ambientazioni. Eccoci qua, avevo la sensazione che tu e la tua squadra sareste riusciti ad arrivare fin qui. Mostrami come lotti e quali Pokémon usi. Posa ninjesca per Petra, la prima capopalestra della regione Yun. Non mi stuferò mai di dire che queste animazioni sono stupende. Ma ne campo un altro Geodude. Spero che non abbia due, no, dovrebbe avere un Nospas, se non mi ricordo male. Almeno così era nello Zaffiro originario. Va di assorbimento perché tanto è un 2-hit KO. Infatti è così. E se mi becca con un assassato mi fa un male porco. Roccio tomba. Che mi diminuisce la velocità. Però dovrei comunque essere più veloce visto che è già usato una lumaca. No, invece no. A sto punto le cose non si mettono per niente bene. Perché con assorbimento sì lo faccio fuori. E mi recupero quasi tutta la vita. Un cavolo quasi tutta la vita, un quarto. Però adesso Nospas mi dà parecchi problemi. Potrei essere più lento di lui e ai ai, sono dolori. Nospas, Nospas. No, vabbè, ma Nospas è solo tipo roccia, non ha tipo acciaio. Quindi con assorbimento è super efficace.
Aia. Ok, bene. Assorbimento. Togli un botto di vita, ti prego. No, non gli ha tolto tipo niente. Ai ai. Qui mi sa che occorre correre ai ripari, perché se fa rafforzatore. Vabbè che c'ho dietro Baldi, che comunque sia con pistola acqua, proprio se ne sbatte totalmente. Sì, ma qui se usa una pozione è la fine, ragazzi. Qui se usa una pozione volano madonne, ve lo dico e ve lo preannuncio. E direi invece che con assorbimento vado con bolla. Così magari se gli faccio il drop alla speed. Lo speedo. Vediamo un po' se ho culo. Bolla, blu. Niente, drop alla speed e qui si ricarica, sicuro. Sicuro cosa la pozione. Me lo immaginavo. Però non vai a full HP. Ok, un altro assorbimento. Spero che ne abbia solo una a sto punto di pozione. Ai 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 ai. Se mi critta al prossimo turno è andato, Anzi, anche senza crit. Senza crit in due turni mi sa che mi fa fuori. Spero nella recovery. Ai ai ai, fa 8. Mi fa 8 e io non recupero abbastanza. Peccato perché qui con Nospas è parecchia esperienza. Io vado a 7. Devo per forza usare una pozione per farlo fuori con Lotad. Vabbè che ne ho un botto, cioè 20 pozioni e siamo alla prima medaglia. Non ho comprata neanche una, ragazzi. Ok, lui va di azione e al prossimo turno assorbimento porrà fine ai giochi. Ok, data una medaglia a questo Lotad. Ha sconfitto tutta la palestra da solo. Perfetto, va giù e sicuramente sale livello, perché qui sono 225 punti di esperienza. È probabile che salga addirittura al 14. No, 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 no. Non me l'aspettavo così poco, vabbè. E abbiamo sconfitto Petra. Ho perso, si vede che ho ancora tanta strada da fare. E Mudkip, il nostro buddy, salendo a livello 16, si evolve. Prima evoluzione di questo gameplay. Devo dire che l'animazione delle evoluzioni mi piace veramente una cifra. Con questo sfondo diverso da XY. Ed ecco a voi il nuovo, il neo evoluto Buddy. Si evolve in Mashtomp. Vediamo se impara anche una mossa. Sì, impara colpo di fango, mi ricordavo bene. E colpo di fango, gli tolgo Ruggito. Pertanto Ruggito lo userò poco. Lo userò Pokémon. Lo userò poco nel corso del gameplay. Anzi, nulla proprio. Impara colpo di fango. Allora, secondo le regole della Lega Pokémon, agli allenatori viene conferita una medaglia se sconfiggono un capo palestra. Ti prego di accettare questo riconoscimento ufficiale della Lega Pokémon, la medaglia pietra. Ah, che bello, hanno messo anche le spillette dietro per apporle alle t-shirt. Spettacolare. Grazie alla medaglia pietra i tuoi Pokémon potranno usare la mossa taglio fuori dalla lotta. Inoltre, i Pokémon fino a livello 20 seguiranno diligentemente le tue indicazioni, compresi quelli ottenuti tramite scambio. E per finire, ti prego di accettare anche questa, l'ambito 39 è Rocciotomba. Rocciotomba che non insegnerò. Questa mossa infligge danni scagliando rocce, vabbè, riduce la velocità, lo sappiamo già. Quindi, abbiamo ottenuto molto facilmente la prima medaglia. Usciamo dalla palestra. E direi che la parte si può avviare verso la conclusione. Anzi, usciamo dalla palestra e ci ferma qualcuno. Pista! Pista, pista! Un membro del team Hydro se la dà alle gambe. Aspetta, ridami la merce! Lo scienziato sfigato della parte precedente al Bosco Petalo gli sta le costole e lo segue nel percorso 105, mi sembra, dove siamo stati prima, dove abbiamo mosso i primi passi. Quindi concludiamo l'episodio qui. Vi preannuncio che nell'episodio successivo ci addentreremo nel percorso 115, daremo la caccia al fuggitivo del Team Hydro. E come consuetudine, se il video vi è piaciuto lasciate un bel commentino e un bel mi piace, che fanno sempre piacere. E ci vediamo al prossimo e quinto episodio. Ciao!